Ecco ragazzi, in questa terza puntata della serie Lego di Crystal Valley, versione difficile, Marco mi ha voluto fare la versione facile, quindi ora proveremo due modi diversi di giocare, due modi diversi di ragionare, di fare acquisti, eccetera, eccetera. Tanto io qua tutti quanti i capi seminati, quindi devo solo aspettare che crescano. Quindi aumentiamo il tempo a 120 e intanto andiamo a fare qualche altra missione. Volevo comprare qualcos'altro, ma non avendo abbastanza soldi direi che è meglio evitare per ora di fare grossi acquisti. L'unica cosa che posso fare è far questo, andare a fare qualche missione, vedere cosa mi danno. Ovviamente prima di scegliere il campo più adatto, infatti vedo che qua c'è un campo che potrebbe essermi utile. Magari stavolta andiamo al 16 dato che non l'ho fatto, vediamo un po' com'è. Giro un po', vedo cosa c'è di bello, cosa si potrebbe fare, varie missioni in giro, tanto per farvi vedere anche quello, così almeno potete vedere anche voi un po' come si fa. Marco ha provato un sistema, ad esempio quello di vendere appena raccolto e buttare dentro al rimorchio, però purtroppo ci hanno detto che non si può fare. Quindi ahimè, quello che vendete qui, quello che avete qui, non potete nemmeno venderlo e portarvelo a casa. Sono stati furbi, non mi andate andando scemi. Qua vedo che c'è la soia, quindi ora facciamo questa missione qui, terreno 116, 76.000 euro e oh, abbiamo questo, la vecchietta. Devo precisare una cosa, purtroppo questa serie qui credo che andrà avanti da sola, cioè solo io farò puntata ogni tanto, dato che purtroppo ormai manca, ecco, siamo, oggi è il 5 novembre, quindi direi che tra un mese è già dicembre, quindi cercando, cercando, ma purtroppo non ho trovato nulla e poi per vari motivi sono io qui da solo, dovrò andare avanti da solo perché ahimè non troverò qualcos'altro. Purtroppo è andata così e amen, pazienza. E purtroppo non verranno sempre qui, anzi non credo che verranno, quindi boh, vado avanti da solo e amen. Forse verranno prossimo, vedrò cosa c'è di bello, se trovo qualcosa di interessante e vedrò di far quello, e questo qua lo lascerò da parte. Quindi boh, vado alle ciance, andiamo avanti con farming, a far video, testo modo quello che c'è e amen. Ho già qualche video da parte, quindi li userò, li metterò fuori dopo. Pazienza, boh. C'è niente di meno da fare, dovrò accontentarmi di questo e l'anno prossimo sperare il meglio. Comunque allora, vabbè, questa qui è la missione e dopo devo valutare anche quale campo acquistare, quindi in base a quello dovrei fare missioni più o meno. Tanto dipende dal campo, può dipendere, non so, 19 più vicino o 16, faccio missioni così il prezzo cala e alla fine lo compro a meno. Intanto però mi faccio le missioni e anche posso guadagnarci qualche soldo. Ok, allora finiamo questa missioncina qui e poi ci vediamo. Bene, la missione è quasi finita e fine. Dai, un altro po', ecco qua. Allora, bestie, 7.000 euro più ricompense tempo bonus, 2.000 euro. Non male direi. Ho recuperato di 1.000 euro quello che avevo speso nella prima puntata. Qua salviamo, non si sa mai, magari qualcosa va a fanculo. Altro lavoro. Bene. Tanto vediamo qua come sono cresciuti i campi. Se non serve neanche a fare così, bastava solo semplicemente guardare col tasto E. In fase di crescita sono praticamente a questo stadio qui. No, questo qua. Quindi, ma, direi che forse potrei fare missioni per un campo. Ecco, ad esempio, allora, vediamo quale campo posso prendere. Allora, il 19 piccolino. 16. Ovviamente non vado a fare i campi, ma quelli che potrebbero interessarmi, tipo quello delle mucche, perché se no, che senso ha? Cioè, scusa, io praticamente vivo di terzismo, non faccio neanche più raccolti, né dato guadagno con quello, quindi boh. Prossima previsione prevede nuvoloso, vabbè. Questa volta mi dedico a questo campo, che faccio un paio di lavorazioni e vediamo. Oh, è cambiato il coso, no? Io vorrei, volevo l'altro io. Va bene, dai, 6.300. Ecco, io deficiente che non guardo mai il compenso che mi danno. Perfetto. Vedete, in base a ogni campo che avete, avete più o meno macchinari più o meno grossi, ecco. Un 6.300, un 3.10, quindi 100 cavalli. E abbiamo questa mini botticella che bisogna buttare liquame. Quindi noi liquamiamo un po'. Un pochettino magari alla cazzo, non è bisogna fa proprio fare robe precise precise, dipende dal tipo di lavoro. Tanto qua poi vedete che la cosa va avanti velocemente, quindi non ci vuole tantissimo.
Comunque penso che magari per questa puntata qua mi dedicherò a lavori di tercismo su un campo, così almeno quando devo comprarlo avrò meno spese da fare. Mentre aspetto anche che il campo cresca, dato che non ho neanche niente per concimarlo. Potrei farlo, ma già mi serve il concime liquido, mi tocca comprare il concime liquido. Va bene che ce l'ho a casa, ma diciamo che non so quanto convenga star qua a fare fertilizzazione a manetta. So che fa aumentare il raccolto, però non è che posso sempre stare su e giù poi ogni campo. A parte che vabbè non spendo niente, ma comunque dovrei attivare anche l'opzione di comprare tutto, sennò che razza di realismo è. Comunque vabbè, allora finiamo questo campo qui e poi vediamo cosa fare dopo. Buono, anche questo qua è finito, adesso vediamo cosa mi propone. Allora, ok, un 700 vario, 11.000 euro, ma sì, dai, facciamo anche questo qui, tanto faccio il terzista per puntare ad avere un po' di soldi in più. Non è che lo faccio perché così per imbrogliare, non serve più tanto imbrogliare, dato che mentre aspetto che cresca il raccolto cosa faccio? Niente, quindi a questo punto mi conviene fare questi lavori qua. Anche per il fatto che voi facendo questi lavori qui cosa fate? Praticamente vi fate amico del proprietario e quando avete bisogno di comprare questo campo qui vi farà un prezzo scontato. Poi anche per il fatto che in teoria questo campo potrebbe anche essermi utile, dato che è vicino a casa, vedete? Quello e l'altro sono vicini a casa, quindi potrebbe essermi utile, dato che voglio minerare un pochettino decentemente. Che qua praticamente non si era quasi mai, perché è una cosa ormai diciamo un po' inutile, dato che qua basta ripiccare e si è a posto. Comunque vabbè, ho pianificato tutto quanto questo campo qui con questo Fender serie 700, che è un 7,16 con un 4 vomeri. A parte che non fa tanto fondo, però sti tedeschi qua sono un po' strani. Per noi è strano perché noi abbiamo terra più pesante, mentre loro hanno terra leggera, quindi per loro basta un 4 vomeri, 160 cavalli, e loro vanno perfetti. Vabbè, insomma, facciamo questo lavoro qui, poi ci vediamo alla fine e vediamo poi cosa fare. Tanto qua il tempo non aumenta niente perché sono in lavorazione qua, sono come terzista, quindi praticamente il tempo non cambia e io non combino un cazzo. Faccio solo un po' di soldi tanto per avere un po' di cosa da parte, ma potrei prendere anche gli spandi concime, può darsi, perché diciamo che da quello che ho letto potete fare un po' di roba in più, raccolto in più, quindi potrei farlo anche. Sì, dai, prossimo acquisto, finiamo questo lavoro qui, poi vado a comprare spandi concime, lo riempio a casa e vabbè. Magari non spendo soldi perché c'era tutto quanto a casa in automatico, ho fatto tutte quante ricariche, però magari potrei anche provare a fare in modo che debba comprare anche quello, così fare un po' più realistico, sennò concime lo compro sempre a casa, non è una roba che fanno tutti quanti. Vabbè, allora finiamo questo lavoro qua, poi ci vediamo dopo. Va bene ragazzi, quasi finita la missione, se mi sentite rumori strani è perché c'è mia mamma di là che sta facendo, sta frullando, quindi non è che mi scusate. E sì, poi posso spiegarvi anche il pick up da ribaltato, poi appena finisco la missione vi spiego tutto, tranquilli. La storia è finita prima o poi, dai. Tutto sto pezzo qua l'ho fatto io da solo all'interno cabina, mica facendo dentro e fuori, cioè roba seria, cici. Abbastanza bene, a parte che l'ultimo pezzettino finale sono andato un po' storto, mi sono andato un po' alla cazzo perché ho tentato di rispondere a un messaggio mentre stavo guidando. Ah, voilà, ho finito. Bene, 11.000 euro più 1.500 euro di tempo bonus, direi ottimo. 42.000 euro, bene, perfetto. Adesso aspettiamo che passi il tempo, così almeno posso anche fertilizzare. Il prossimo acquisto sarà un bel fertilizzatore perché se fertilizziamo per 3 volte poi mi farà meglio il raccolto, quindi penso che farò anche quello prossima volta. Tanto verranno, appena verrà mezzanotte, verranno fatti dei soldi perché ci sono la manutenzione a mezzi, roba così, quindi spererei almeno di restare con qualche soldo, spero. A questo punto sennò dovrei fare missioni su missioni su missioni ed entrare di ripagarmi quello che spendo, perché diciamo che per raccolto ci vuole più o meno 4 giorni prima che cresca bene bene bene. Comunque, oh, speriamo bene. Sì, allora, la Jeep è capottata perché lavorando in terra cabina non ho visto che c'è dietro la Jeep, quindi cosa ho fatto? Sono andato troppo indietro e l'ho, diciamo, leggermente incapottata, appena appena, proprio vedete, non è neanche uno striscio, tranne vabbè, spieghete un pochettino piegato e un po' di sporco qua e là, ma vabbè, prendo un trattore e la sistemo.
Non c'è problema, quindi perfetto. Vabbè, insomma, dopo che sei di tutto, la prossima volta prenderò il fertilizzatore, sempre se mi restano soldi, tanto farò venire anche giorno. E ci vediamo al prossimo video e purtroppo sarò da solo, quindi non potrò fare altro. Resterò da solo e finché posso, basta, mollerò tutto quanto e via. Appena trovo occasione al di fuori di YouTube, nel mondo reale, prendo quello e qua, ciao ciao, perché non ce la faccio più a far strada qua. Mi piace sì, ma cioè, non c'è più gusto come facevo anni fa. Anni fa era più bello, mi divertivo. Poi bastava anche chiamare amici e amici, ma venivano a darmi una mano. Invece adesso proprio niente. Preferirei magari stare tranquillo, non dover rompermi le balle per tutte queste robe qua. Poi violazione di copyright, casini vari, ecco. Tanto sono passati, dato un po' di soldi, perfetto. Casini vari tra gruppi, casini vari con persone, tutto un casino. Quindi sinceramente voglio solo mollare sta roba qua. Vado avanti finché posso, dopodiché appena trovo qualcosa basta, mollo tutto, perché tutto è un casino ormai YouTube. YouTube, farmi, comunità di farmi, tutto un casino. Non è più come prima, ma è tutto un far soldi, far video per soldi, far visual, comandare, offendere, criticare, qua, ma vaffanculo, sono rompete le palle. Vabbè, alla prossima, ciao ciao!